Malattia, bocca, mani, piedi, nel neonato e nel bambino. Tutto quello che c'è da sapere a cura della nostra pediatra. Io sono Matteo Silva, osteopata pediatrico. Io sono Pilar Nannini, pediatra. Benissimo Pilar, pendiamo dalle tue labbra. Allora, spesso sentiamo parlare di bocca, mani, piedi. Effettivamente è una malattia un po' nuova perché quando noi eravamo piccoli probabilmente non l'abbiamo mai avuta. È una malattia di nuova generazione di cui effettivamente le nostre mamme e le nonne non hanno memoria. È una malattia esantematica virale, quindi benigna, che coinvolge le piante dei piedi, le palme delle mani e soprattutto la regione periorale, ma anche il cavo orale. Come si manifesta? Si manifesta con febbre e questo esantema particolare, quindi troviamo delle papuline a contenuto limpido giallastro che coinvolgono sia la zona periorale, le palmi delle mani, quindi dita e palmo delle mani e piante dei piedi. Nei bambini piccoli si può avere una reazione esantematica un po' più estesa che coinvolge anche altre aree del corpo. All'interno della bocca ci possono essere le stesse vescicole e la stessa presentazione tipica che abbiamo intorno alla bocca, quindi il bambino può essere effettivamente molto infastidito nell'alimentarsi e nell'idratarsi. Dobbiamo soltanto avere pazienza, garantire ovviamente il supporto antipiretico quando necessario, la corretta idratazione del bambino, anche se può essere molto difficile, e attendere le 72 ore, perché generalmente è un'infezione benigna che non lascia conseguenze e è opportuno sempre avere a disposizione un antipiretico e una buona dose di idratazione. In pochissimi casi può essere necessario un intervento ospedaliero quando il bambino è molto disidratato e lenante, ma quindi la presentazione vescicolare all'interno del cavo orale è talmente estesa da determinare un'impossibilità per il bambino di alimentarsi e idratarsi autonomamente, ma sono casi limite, generalmente è un'infezione benigna che passa da sola e che non richiede altri interventi. Grazie mille Pilar, informazioni chiare, precise e super preziose per ogni genitore. Vi ringraziamo per essere rimasti con noi fin qui, vi chiediamo di lasciare un like al video, di iscrivervi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio!